Il 12 marzo a Palazzo Lascaris è stato presentato il libro di Monsignor Italo Ruffino, Bianco, Rosso e Grigio Verde, un cappellano militare, 3 mesi in Russia e 20 mesi in attesa della liberazione, Fogola Editore. Monsignor Ruffino, ormai alle soglie dei 100 anni, ha tratteggiato con straordinaria lucidità il racconto del suo ministero tra i soldati italiani che operavano in condizioni impossibili sul fronte russo nel 42-43. L'iniziativa è stata organizzata dal Consiglio regionale con Asso Arma e il Centro Pannunzio. Con l'autore hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Placido, il generale Franco Cravarezza per Asso Arma, lo storico Marco Castagneri, il direttore del Pannunzio, Pierfranco Quaglieni e l'attore Mario Brusa, che ha letto brani del libro. Sono stati proiettati filmati d'epoca sulla spedizione in Russia che contenevano il commento originale di Giulio Vedeschi. Ringrazio chi mi ha invitato, soprattutto per questa ragione. Io sono qui a ricordare altri che non sono tornati, a ricordare altri che non sono presenti, altri che sono rimpianti. Siamo 2 ancora i superstiti dei cappellani della Russia. Uno vive a Venezia e io sono qui. Tutti gli altri hanno già raggiunto tutti i nostri caduti. Tutti questi uomini ai quali abbiamo cercato di dare potente un soccorso sono nel nostro cuore. Gli uomini di tutte le bandiere, anche delle opposte bandiere. Il Consiglio regionale, il Centro Pannunzio e le associazioni d'arma di Torino hanno voluto dare questa occasione di incontro a tutti quelli che lo vogliono avvicinare, perché Monsignor Ruffino ha rappresentato per questo secolo di vita un po' un riferimento culturale, spirituale, religioso della nostra Torino, e noi li vogliamo tutti molto bene, gli siamo particolarmente vicini e gli facciamo un grosso saluto e soprattutto un ringraziamento per la sua vita.